lunedì 27 novembre. Ariete. Una luna indolente nelle retrovie non vi è certo d'aiuto. Avete la sensazione di essere in una zona defilata e che tutto accada lontano da voi. Prendere posizione oggi vi inquieta, quasi ci fossero trappole e insidie nascoste da cui guardarsi. Toro, realizzare i vostri desideri può diventare facile oggi che la luna armonica Nettuno e Plutone vi sostiene con buone intuizioni e solidi appoggi. Il bisogno d'amare, di essere amati, vi spinge a cercare una maggiore complicità con il partner. Gemelli, confusi e disorientati, perdete la vostra consueta vivacità e vi innervosite per ogni piccolo problema che vi si presenta, in casa o fuori. Se il partner vi appare un po' pensieroso, cercate di non stuzzicarlo o di elucubrare strane fantasie. Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene che con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La coppia Luna-Nettuno vi regala intuizioni geniali, alle quali però dovrete saper dare il giusto peso. Leone, l'assenza di occasioni golose vi rende insolitamente malleabili. Meglio restare a guardare e lasciare rimbalzare sulle altre eventuali decisioni. Gli affari richiedono particolare circospezione. Dietro l'apparenza scintillante, il terreno è scivoloso. Vergine, se avete un problema da risolvere col partner, meglio che lo affrontiate con l'animo sereno ed un pizzico di umorismo. Sorridere aiuta. Qualche lieve tensione a livello emotivo non sarà sufficiente a rendere la giornata meno produttiva. Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito familiare. Mettendo in campo diplomazia e tempestività, un affare si concluderà vantaggiosamente. Scorpione, splendida giornata con tutti gli astri a favore che amplificano le emozioni. Poche parole ma tanto amore. Oggi si fa il bagno nel sentimento. Attività creative di ottimo livello, musica, pittura o fotografia, diventano i migliori canali espressivi. Sagittario, fate un passo fuori dai problemi e teneteli a debita distanza. Quello che vi preoccupa cessa di spaventarvi se fate i giusti confronti. La ragione del nervosismo è una ipersensibilità ai segnali dell'ambiente. Tutto vi coinvolge eccessivamente. Capricorno, sarete soddisfatti dei risultati ottenuti in campo lavorativo. La vostra efficienza verrà apprezzata anche da chi è piuttosto avaro di lodi. Amici generosi ed affidabili, lasciatevi guidare dalla sensibilità e dalla saggezza dei loro consigli. Acquario, se avete un amore lontano, lo sentite vicinissimo. Chiudendo gli occhi, ve lo vedete davanti con le sue espressioni tipiche e i suoi modi speciali. Momenti di nostalgia, ma vi riprenderete subito. Qualcosa sta per cambiare, ve lo sentite a pelle. Pesci, in coppia con Nettuno, la luna nel vostro segno è un ottimo aiuto. Buon umore, sensibilità e spirito di condivisione arricchiscono i rapporti. Seguite l'ispirazione artistica, il vostro tocco creativo è ben riconoscibile anche nelle faccende più ordinarie.